Ti presento Hans Garden, è uno scribble space free, serve per comunicare, condividere, interagire, connettersi con gli altri, collaborare, è un brainstorming, è un feedback in aula, in sala e conferencing, nel lavoro di gruppo, ottimo per uso professionale ed educativo. Le risposte vanno a formare una nuvola che cresce. Dopo aver avviato Answer Garden, lo si può condividere. Può essere embeddato nei siti e nei social network e condiviso mediante link. È possibile esportarlo ad esempio in Word o in Tag7. Si crea un nuovo Answer Garden e si digita la domanda su un argomento nella finestra, come vedremo, di dialogo. Comunque, nel sito ci sono tutte le istruzioni di cui noi abbiamo bisogno. Vedete che abbiamo la linguetta About Answer Garden. E qui viene descritto come funziona. Abbiamo una quick start guide, una guida e una dimostrazione che è molto interessante, nel senso che potete sperimentare come avvenga il feedback. Ad esempio, è stata posta una domanda e a noi possiamo dare una risposta concettuale a questa domanda. O indichiamo, scriviamo una nuova risposta, oppure possiamo anche votare o confermare le risposte già presenti. Esempio, io potrei tra le varie risposte segnare ad esempio feedback, feedback, submit. E vedete che la parola feedback mi viene sottolineata perché eccola qui, io l'ho confermata che una parola che c'era già. Esempio interesting, di nuovo posso fare submit. Posso anche creare delle parole nuove digitandole nella casella, in questa casella. Okay. Poi abbiamo la linguetta Tools e anche qui abbiamo il tutorials e tutto quanto ci serve per implementarlo. Per creare il nostro Answer Garden andiamo in più e entriamo con la domanda che ci interessa, si digita una domanda, un argomento in questa, come vi dicevo, in questa finestra di dialogo. Qui vi viene descritto vengono descritte tutte le potenzialità di Answer Garden. Ad esempio si può avere una password per moderare i commenti in aula, nella modalità aula e partecipanti, possono inviare liberamente un numero illimitato di risposte, di commenti, e la lunghezza comunque della domanda può essere impostata da 20 o 40 caratteri, fino a 40. Si può inserire un indirizzo email per ricevere il link e la password amministratore. Si può attivare il filtro spam, come potete vedere. Si può anche attivare la modalità di visualizzazione della durata di visibilità. Ora voglio inserire la domanda del mio nuovo Answer Garden. Ad esempio, potrei scrivere i concetti che
definiscono la didattica Ho inserito la mia domanda che è pronta per essere poi presentata nel brainstorming per avere le risposte nell'aula dagli studenti. Dopo aver creato il mio answer garden, ho alcune possibilità, ad esempio admin. In questo caso potrei anche chiedere di nascondere come admin le risposte, di renderle alcune risposte che non sono approvate. Posso anche impostare la lunghezza dell'answer da 20 o 40 caratteri, attivare il filtro spam, posso poi avere il codice QR e condividerlo di questo Answer Garden, posso anche mettere la geolocalizzazione di quanto per quanto tempo sarà visibile questo Answer Garden. Poi avete l'About per le statistiche, e poi avete la possibilità di condividere principali social network il vostro Answer Garden e di embeddarlo nei vostri siti. Qui avete ad esempio Embed your Answer Garden on our website or blog. Quindi cliccando sul codice e copiandolo, lo potete poi implementare nella vostra piattaforma. Ecco, è tutto. Buona serata.